Allora, per quanto riguarda poi sempre i nostri sottoinsiemi, abbiamo visto i sottoinsiemi propri e adesso osserviamo anche gli sottoinsiemi impropri. Allora, un sottoinsieme proprio era un sottoinsieme è un sottoinsieme dato l'insieme A, B si dice sottoinsieme proprio di A, abbiamo visto, se tutti gli elementi di B appartengono ad A, ma esiste almeno un elemento di A che non appartiene a B. Vedete? X lettera della parola tapparella, Y, tanto per cui Y lettera della parola parola. Vedete che B, tutti gli elementi di B appartengono anche ad A. B è un sottoinsieme proprio di A, ma esistono anche dei sottoinsiemi impropri. Un insieme B si chiama sottoinsieme improprio di A se coincide con A oppure se è vuoto. Quindi possiamo dire che un insieme finito ammette sempre due sottoinsiemi impropri, se stesso e l'insieme vuoto. L'esempio: A è uguale a 1, 2, 3, B, tutti gli x pari a più x è un numero minore di 4 e maggiore di 0, nel intero naturalmente. In questo caso vedete che A e B coincidono, quindi posso dire che B è un sottoinsieme improprio di A. L'ultima cosa, l'ultima definizione per quanto riguarda questa parte. Dato un insieme finito A, si chiama insieme delle parti di A e si indica con questa P maiuscola, parentesi A, l'insieme di tutti i sottoinsiemi propri e impropri di A. L'esempio: A è uguale all'insieme formato dagli elementi 1, 2, 3. Se io voglio l'insieme delle parti di A, che viene indicato così, devo mettere tutti i sottoinsiemi di questo insieme. Propri, come usato, insieme che avete dettato voi, 2, insieme 3, insieme 1, vedete tutti questi elementi appartengono ad A, ma esiste almeno un elemento che non appartiene, vedete qui dentro c'è 2, l'1 e il 3 non ci sono, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Vedete, sono tutti i sottoinsiemi possibili che io posso creare dentro questo insieme. Sottoinsiemi propri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne esistono anche altri due sottoinsiemi impropri, vedete? Di tutti i sottoinsiemi propri e impropri, quindi devo mettere anche l'insieme vuoto e se stesso. Un altro esempio, avete fatto alcuni molto bene, le lettere della parola ARPA, A-R-P. Quali sono i sottoinsiemi, cioè l'insieme delle parti di B? L'insieme A costituito dall'elemento A, l'insieme costituito dall'elemento R, dall'elemento B, dai due elementi AR, dai due elementi AP, dai due elementi RP, e fin qui tutti i sottoinsiemi propri, l'insieme vuoto e l'insieme degli elementi ARP, sottoinsiemi impropri.